Buongiorno amici e bentrovati a tutti. Oggi abbiamo una bella gatta da pelare perché il mio motozappa non ne vuole sapere di partire. E vediamo anche come risolvere questo problema, ma prima non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Le considerazioni che faremo in questo video valgono per decespugliatori, motoseghe, raserve e quant'altro, quindi seguitemi fino alla fine. Dopo svariati tentativi è chiaro che il motore non si accende. Questo motozappa è dotato di un motore ACME A220 a 4 tempi con carburatore e bobina di accensione elettronica. Normalmente quando un motore non parte la prima cosa che si fa è andare a verificare la candela perché lo stato della candela ci permette di identificare qual è il problema. Per far scoccare la scintilla, la candela di accensione di un motore è collegata ad una centralina di accensione, chiamiamola così, o bobina di accensione, che nel momento in cui si tira la corda per iniziare l'accensione genera un campo elettromagnetico convertito in intensione ad alto voltaggio da un trasformatore, da una bobina, che farà scoccare la scintilla sulla candela. La prima cosa da fare, pertanto, escludendo problemi di altra natura, cioè legati alla carburazione, è smontare la candela e provarla collegandola alla sua pipetta, per vedere se c'è la scintilla. Per essere certi che il problema non sia della candela stessa, vi consiglio di sostituirla direttamente con una nuova, perché potrebbe essere la vecchia candela ad essere difettosa. Se inserita la nuova candela e il motozappa non parte comunque, possiamo effettuare la prova della scintilla, cioè porre la candela nella sua pipetta a diretto contatto con la massa del motore e provare ad accendere. In questo modo andiamo a vedere in un punto in ombra se è presente la scintilla di accensione. La scintilla non è presente, escludendo la candela perché è nuova, dobbiamo cercare in quale punto del circuito si trova il difetto. In ogni dispositivo di accensione elettronica di un motore è presente un cavo, una connessione alla bobina di accensione che, cortocircuitata a massa, fa spegnere il motore. Questo componente, questo interruttore, di solito è collocato in prossimità delle stegole del motozappa e serve per spegnere appunto il motore. Potrebbe esserci un cortocircuito verso massa di questo cavo che non ci fa accendere il motore. Pertanto iniziamo dal controllo proprio di questo interruttore, ponendo un tester per la ricerca dei cortocircuiti tra il cavo che va all'interruttore del manubrio e la massa del nostro motozappa, verifichiamo che non ci sia un cortocircuito. Successivamente controlliamo anche il cavo che va a valle verso la centralina elettronica, se anche questo non è in cortocircuito. Una volta effettuati tutti questi controlli, molto probabilmente il responsabile principale della mancata scintilla è quasi sicuramente la bobina elettronica di accensione posta sopra al volano. Questa bobina non è in alcun modo riparabile perché sia i componenti elettronici dei transistor che si trovano al suo interno, sia la stessa bobina sono immersi in una resina e quindi può essere soltanto sostituita. Per accedere a questa bobina dobbiamo smontare la parte frontale del motore del motozappa partendo proprio dall'accensione a corda. Una volta rimosse tutte le viti nella parte frontale, avremo accesso al volano contenente il magnete che funziona in abbinamento alla bobina. Ma vediamo in dettaglio come funziona questo dispositivo. Il funzionamento è molto semplice. Qui sul volano abbiamo un magnete. Questo magnete, girando durante la fase di accensione, anzi girando in questo modo, quando arriva su questa bobina, essendo su questa bobina presente una micro bobina di captazione del segnale, diciamo, del campo elettromagnetico, questa bobina attraverso un circuito elettronico genera una scarica di alta tensione che va alla candela. Su questa bobina sono presenti il cavo
di alta tensione, questo, e il cavo di spegnimento, che sarebbe il nostro filo di spegnimento che va alle stegole frontali. Ecco, quando questo filo di questa bobina viene messo a contatto con la massa delle stegole del motozappa, il motore si spegne perché si spegne questa bobina qui. Quindi è importante in fase di prova della scintilla della candela riuscire a staccare questo cavo dalla bobina, come ho fatto io. Adesso è staccato, per essere sicuri che non sia lui il problema, cioè che magari è lui che da qualche parte, essendo magari rovinata la sua guarnizione a alta temperatura, potrebbe fare contatto e far spegnere il motore. Quindi quando si prova la candela, occorre che questo cavo sia staccato. Se al cavo staccato scocca la scintilla sulla candela, vuol dire che il problema sta sulle stegole, sull'interruttore delle stegole. Se invece staccando questo cavo e non facendo ovviamente far contatto con la massa, la candela comunque non si accende, probabilmente la bobina è difettosa. Ok? Adesso noi andremo a rimuovere questa bobina per vedere se è un problema di bobina, se sostituirla. Vediamo. Una chiave esagonale, vedete come, essendo calamitata, la bobina rimane attaccata al magneto. Anche qui queste viti vanno rimosse con decisione e riavvitate con delicatezza, perché si tratta comunque di il motore è una lega di alluminio, quindi dovete stare attenti a non spanare le filettature. È libera. Ecco, questa è la bobina vecchia con il cavo di spegnimento e il cavo di massa. Questo è il cavo che collega la massa interna della bobina alla motozappa. La parte rotonda contiene le bobine per l'elevamento della tensione. La parte quadrata sicuramente contiene i transistor dello schema. Il tutto è sigillato, quindi questa bobina non è assolutamente riparabile. Questo che vedete è lo schema elettrico del circuito elettronico presente all'interno della bobina. C'è una pick-up, una bobina di captazione del campo magnetico del magnete presente sul volano, che viene amplificato, trasferito a due transistor e poi al primario per essere elevato in tensione dal secondario, che ha un numero di spire molto maggiore del primario. Questi transistor possono guastarsi. E quando si guastano, qualsiasi misurazione noi effettuiamo con l'ommetro sulle due connettori del primario e del secondario non ci permetterà di stabilire se la bobina è guasta o è operativa. Possiamo anche fare delle verifiche, controllare questa bobina, ma probabilmente sarà da sostituire. Questa è la bobina sostitutiva che ho acquistato, usata perché non si trova più il ricambio nuovo, a un costo di circa 100 euro, ma per verificare se effettivamente funziona andiamo subito a effettuare un montaggio di prova. Una volta stabilito che funziona, andrò a effettuare a regola d'arte tutti i cablaggi. Questa è la nuova bobina, questa è quella vecchia. Come potete osservare, è praticamente identica, solo che questa è buona e questa invece è da buttare. Andiamo ad applicare la molla portacandela al cavo della bobina. Se non c'è il buchetto, cioè se non c'è il foro per la molla, dobbiamo fare con un punto e ruolo, dobbiamo fare un piccolo foro e poi inseriamo la molla della candela, magari utilizzando una pinza per aiutarci. Ecco, con il tester sulla portata 20 kΩ vado a controllare se tra la massa e la bobina, la molla di alta tensione, ci sono i 12 kΩ. Ecco, per essere certo,
Vedete, vi do per essere certo che questa molletta sia collegata con l'alta tensione. Questo è il filo di accensione che poi andremo ad allungare per portarlo fino su alle stegole. Ok, a questo punto andiamo a rimontare la nostra bobina. E per prima cosa mettiamola chiaramente nel verso giusto, ok? Prendiamo le nostre viti. Vi ricordo sempre di utilizzare la massima attenzione quando si avvitano queste viti fino in fondo, di non usare troppa forza perché si rompono all'interno e poi sono dolori. Allora, fissiamo sommariamente la bobina sul corpo motore senza stringerla. Poi per avvitare la bobina nello giusto spessore, perché questa tende a muoversi, quindi deve essere ad un certo spessore dal magnete senza toccarlo chiaramente. Ma infiliamo un semplice cartoncino sottile, io ho utilizzato la scatola dei cereali, la infiliamo qui tra la bobina e il magnete, giriamo il magnete cercando di farlo capitare in posizione centrale. Vedete, questa è la posizione centrale, più o meno così. A questo punto, grazie allo spessore del magnete, possiamo andare ad avvitare saldamente la bobina, sempre senza esagerare troppo, quindi un avvitamento sicuro ma non eccessivo. Ecco. Ok. A questo punto possiamo rimuovere il nostro spessore e la bobina, vedete che ha il gioco esatto per trasmettere il campo magnetico, ma senza diciamo toccare il traferro della bobina. Bene, a questo punto andiamo a rimettere il cavo della candela sulla candela. Ok. La candela è collegata. A questo punto non ci resta che partire con l'accensione. Assicuriamoci, questo non, adesso il comando di spegnimento e accensione è staccato perché chiaramente il filo qui non l'ho ancora ricollegato al suo corrispondente, quindi il motozappa così si dovrebbe accendere. Per effettuare l'accensione andiamo a rimontare il carter frontale. Avvitiamo anche il carter per l'accensione. Siamo pronti per l'accensione. Incrociamo le dita. Bene amici, anche questa è fatta. A me non resta che invitarvi a mettere like, iscrivervi al canale, campanellina, eccetera, eccetera. A questo punto, l'unica cosa che dovrò fare sarà quella di effettuare tutti i cablaggi della nuova bobina di accensione, ma questo sarà l'oggetto di un altro video di una prossima volta. Quindi, alla prossima!